E arriverà Natale, anche quest'anno arriverà Natale per... E arriverà Natale, anche quest'anno arriverà, magari con qualche ristrettezza seria, per esempio la voce energia, siamo tutti in attesa della prossima bolletta e le avvisaglie non sono favorevoli. Ma intanto Pescara, tra le prime città in Italia, si attrezza, anzi va al contrattacco con Pescara Energia. La SPA del comune mette in gioco una comunità energetica dove io, ognuno di l'impettaio, magari una famiglia che neanche conosco, messi insieme produciamo energia, la condividiamo, risparmiamo e magari diventiamo pure amici. Per saperne di più siamo andati in comune al Palazzo di Città, nell'ufficio del sindaco. Questo non è il reportage, prendete appunti, ne vale la pena. La vera sfida delle città è proprio quella dell'energia in questo momento storico. Se ne parla tanto, anche in maniera impropria spesso, però i cittadini sopportano bollette esagerate. Questi aumenti sono incomprensibili per la popolazione e noi come amministratori dobbiamo cercare delle soluzioni ai problemi che si presentano. Certo è che in questi ultimi 3 anni i problemi che si sono presentati sembravano irrisolvibili. Abbiamo affrontato una crisi pandemica che si è portata dietro una crisi finanziaria, una crisi economica, una crisi sociale, poi è arrivata la guerra che si è portata dietro una crisi umanitaria e si è portata dietro anche questo aumento indescrivibile del peso e del carico dell'energia. E noi come Comune di Pescara ci siamo subito mossi, come ci siamo mossi nelle altre situazioni, cercando soluzioni. Abbiamo una nostra società, Pescara Energia, 100% Comune di Pescara, magistralmente guidata dal dottor Diodati. Pescara Energia è una società partecipata al 100% dal Comune di Pescara ed è una società che si è occupata negli anni sempre della riqualificazione e della manutenzione degli immobili comunali dal punto di vista energetico. Però negli ultimi tempi, considerando tutto quello che è successo e quindi l'importante aumento dei costi dell'energia, una delle mission sulle quali ci siamo concentrati prevalentemente è quella di non essere di sostegno solamente per il Comune di Pescara, ma essere di supporto in qualche maniera anche ai cittadini di Pescara. Per questo, come Pescara Energia, abbiamo creato uno staff all'interno della società che si è occupata di tutta la parte amministrativa e di tutta la parte propedeutica per andare avanti nel progetto che denominato progetto delle comunità energetiche, la cosiddetta CER Pescara. Sulle comunità energetiche anche il governo ha investito molto, perché sono stati stanziati 2 miliardi di euro perché ci siano sviluppo di queste comunità energetiche. Noi come Pescara Energia siamo fra le prime città in Italia ad aver preparato dal punto di vista amministrativo tutta la fase progettuale per poter realmente costituire queste comunità energetiche. Con la società Pescara Energia ci siamo immediatamente mossi per creare le condizioni affinché Pescara potesse avere, per quanto riguarda il consumo energetico, dei risparmi importanti, potesse diventare per gli impianti sportivi, per le scuole, una città che ha un consumo zero in queste strutture, un consumo zero di energia. E quindi ci siamo attivati immediatamente con fondi del PNRR, ma anche con fondi BEI, Banca Europea per gli Investimenti. Siamo l'unico comune d'Italia di queste dimensioni ad aver ottenuto un finanziamento BEI molto importante, a un tasso fisso dello 0,80%, e se consideriamo che oggi i tassi stanno aumentando abbiamo fatto un'operazione grandiosa.
per realizzare interventi di efficientamento energetico e di risparmio legato allo smaltimento del carico della nettezza urbana, dello smaltimento dei rifiuti. Che cos'è una comunità energetica? Una comunità energetica possono essere un gruppo di cittadini, di condomini, di associazioni impegnate nel sociale che si consorziano fra di loro e si organizzano per potersi autoprodurre energia da fonti rinnovabili che possono essere impianti fotovoltaici, possono essere pale eoliche, per cui noi come Pescara Energia siamo a disposizione dei cittadini, abbiamo creato proprio questo staff all'interno della struttura che può supportare i cittadini in tutta la parte di procedure amministrative e tecniche che possono portare alla autoproduzione di energia. Aderire oggi a una comunità energetica vuol dire ricevere una serie di benefici, non solo dal punto di vista ambientale e sociale, ma anche dal punto di vista economico. Questi benefici economici consistono fondamentalmente in una riduzione dei costi dell'energia elettrica. Ci si potrebbe chiedere da dove derivano questi soldi che possono arrivare nelle tasche dei cittadini. Beh, il Ministero ha semplicemente stravolto il modo di concepire la produzione di energia elettrica cercando di far produrre e consumare l'energia nello stesso posto, quindi contemporaneamente. Questo consente di non dover più sostenere dei costi per la trasmissione dell'energia da altri paesi al di fuori dell'Italia, ma anche all'interno delle linee dorsali di trasmissione dell'energia del nostro paese, ma producendo e consumando nello stesso posto possiamo trasferire i soldi spesi nella trasmissione in soldi a beneficio dei cittadini. Aderire a una comunità energetica quindi cosa vuol dire? Vuol dire mettere insieme un gruppo di persone che contemporaneamente producono da energia rinnovabile e la consumano all'interno delle proprie utenze. Noi come Pescara Energia siamo promotori di questa iniziativa, avvieremo un progetto a brevissimo tempo che sarà una specie di nave scuola, una specie di guida per tutti i cittadini che poi ci vorranno seguire. Il nostro progetto avrà una dimensione che possiamo definire enorme, soprattutto paragonate alle realtà che oggi ci sono in giro nel nostro paese, perché andremo a realizzare un investimento di circa 3 milioni di euro, realizzando quasi 2 megawatt di impianti fotovoltaici e rendendo quasi autosufficienti i nostri edifici e facendo partecipare i cittadini alle nostre comunità energetiche. Contiamo di realizzare la prima comunità energetica a partire dal primo trimestre del 2023. I costi che Pescara Energia sosterrà sono all'incirca intorno ai 3 milioni di euro che verranno da fondi BEI e una quota parte verrà invece proprio da fondi propri di Pescara Energia. È importantissimo che i cittadini però aderiscono al progetto delle comunità energetiche. Come avviene l'adesione al progetto? Sul sito di Pescara Energia, sul sito del Comune oppure digitando direttamente CER Pescara, il cittadino avrà la possibilità di conoscere e di leggere tutto quanto è relativo alle comunità energetiche, quindi di capire che è un progetto nel quale il cittadino non deve investire assolutamente niente, ma è tutto fatto in maniera gratuita e può aderire come cittadino, come associazione, come produttore. A quel punto saremo noi stessi di Pescara Energia a contattare il cittadino per verificare tutte le possibili informazioni che sono necessarie per poterlo rendere partecipe e quindi aderente a una comunità energetica. Le comunità energetiche permettono ai cittadini di diventare protagonisti. Questa è la chiave di volta. Il cittadino che non è soltanto un consumatore di energia, ma anche un produttore di energia, o comunque con la comunità energetica il cittadino partecipa direttamente all'abbattimento dei costi dell'energia e ha un ritorno economico. Quindi solo guadagno per i cittadini di Pescara. Io mi auguro che i pescaresi capiscano al volo l'importanza
delle comunità energetiche, ma sono certo che questo succederà, perché i pescaresi hanno sempre dimostrato di avere la capacità di guardare avanti, di immaginare il futuro, e oggi il futuro è risparmio energetico. Quindi noi già abbiamo avviato i processi che permetteranno la creazione in tempi brevi di comunità energetiche formate da cittadini che si consorzieranno per produrre energia o per essere parte attiva nel consumo dell'energia prodotta a costo zero dagli impianti fotovoltaici o impianti comunque che producono energia solare, energia con il vento, quindi guardiamo al futuro. Partecipare per i cittadini sarà semplicissimo, basterà inizialmente in questo momento aderire sul nostro sito www.cerpescara.it nella sezione di adesione appunto alla nostra iniziativa. Sarà un'iniziativa totalmente gratuita e consentirà al cittadino di mettersi in contatto con noi e di poter valutare quale sarà il modo migliore per inserirsi all'interno del nostro progetto. Il nostro progetto quindi prevederà la possibilità per tutti i cittadini di ricevere fondamentalmente un contributo per il pagamento delle proprie spese di energia elettrica, e questo nostro progetto di iniziativa pubblica lancerà poi la possibilità di essere seguito dai privati, che potranno liberamente aprire e avviare altre comunità energetiche, creando così una grossa comunità a livello del territorio del comune di Pescara, che renderà la città autosufficiente punto di vista energetico. www.cerpescara.it, cliccare su aderisce alla CER. A questo punto abbiamo una scelta da fare, cioè sono un privato, sono un'azienda, sono già un proprietario di impianti fotovoltaico, fonti rinnovabili, rappresento un condominio, un ente religioso o una onlus. Ipotizzando di essere un privato, andiamo a compilare tutti i dati che ci serviranno. Molto importante è inserire il numero di POD e il consumo annuale, sono tutti, entrambi i dati che possono essere reperiti dall'ultima bolletta ricevuta, da una qualsiasi bolletta che poi va anche allegata. Sono interessato a entrare in una CER, a quel punto io aderisco. Questa è un'adesione gratuita ed è una manifestazione di interesse concretamente. Quando lo studio di fattibilità ci permetterà di individuare i soggetti attivi, potenzialmente attivi di una CER, loro verranno contattati e si avvierà proprio il processo di creazione della CER, contattando queste persone, incontrandoli e prospettandoli tutto il processo da attivare. Noi stessi, attraverso l'utilizzo di fondi BEI che ci sono stati girati dal Comune, nell'arco del 2023 produrremo una serie di impianti di energia fotovoltaica che non solo metteremo a disposizione del comune, quindi per il risparmio energetico all'interno degli edifici comunali, verranno utilizzati edifici come le scuole, come gli impianti sportivi, come i palazzi di proprietà del comune, ma una quota parte di questa energia verrà utilizzata per la creazione di comunità energetiche con associazioni impegnate nel sociale, impegnate nel volontariato, impegnate nella cultura. A Pescara, con quei fondi nel territorio pescarese, con quei fondi realizzeremo un biodigestore che ci permetterà di abbattere del 50% la spesa che oggi sosteniamo non soltanto noi come Comune di Pescara, ma tutti i comuni della provincia di Pescara e anche oltre, che noi sosteniamo per lo smaltimento, e ci permetterà anche di produrre energia, perché il biodigestore produce energia che poi sarà messa a disposizione della comunità a costi inferiori a quelli che generalmente si spendono. E in più, e questa struttura la realizzeremo attraverso un'altra società in cui il comune ha l'84%, che è Ambiente SPA, e realizzeremo e stiamo realizzando interventi nelle scuole per rendere le scuole autonome ed efficienti dal punto di vista energetico. Già abbiamo fatto molti interventi in diverse scuole, invece noi
In questo contesto guardiamo avanti e creiamo le condizioni affinché si possano attivare dei meccanismi di risparmio per i pescaresi. Questo vogliamo, questo facciamo con Pescara Energia. Energeticamente, buon Natale in anticipo con Pescara Energia.